La Vastese festeggia il ritorno in Serie D dopo 7 anni e lo fa nel migliore dei modi, battendo nettamente nel sentitissimo derby i cugini neroverdi per 4-0 dopo una gara durata di fatto 45 minuti. Avvio di campionato positivo per la formazione di Colavitto, che pure nel primo tempo ha incontrato qualche difficoltà a superare la difesa teatina prima di dilagare nella ripresa, quando il Chieti ha accusato un evidente calo fisico. Per la squadra di Mariani è una sconfitta che poteva anche starci alla vigilia e che conferma come ci sia bisogno urgente di rinforzi. All'Aragona, in un clima da piena estate e con caldo anche sugli spalti, grazie alla presenza di quasi 2.000 spettatori, nonostante la concorrenza dei lidi aragonesi, lo spettacolo è davvero grande. In campo la squadra di casa è praticamente al completo, eccezion fatta per Galizia. Lavoro in corso per i neroverdi con diversi esordienti per una squadra ancora da completare. L'avvio è come previsto di marca locale, anche se bisogna attendere il 16esimo per vedere una conclusione velenosa dell'atteso ex teatino Fiore, che manca dall'interno dell'area di pochissimo il bersaglio grosso. Al 25esimo i tifosi di casa gridano al gol, ma il colpo di testa di Cosenza su assist di Campanella termina al lato di un soffio. Cresce di intensità la spinta della squadra di Colavitto, sostenuta dai suoi tifosi, e al 27esimo ancora Cosenza, sempre di testa, a creare un brivido in area ospite. Al 31esimo punizione tesa in area di Fiore con la respinta di Mecca, che poi subisce fallo. La pressione locale è sempre più costante. Al 33esimo c'è un'altra buona opportunità aragonese, questa volta con un colpo di testa fuori misura di Di Pietro. Passano 2 minuti e Felici colpisce il palo esterno della porta difesa da Mecca. La squadra neroverde inizia a barcollare con i biancorossi, che invece continuano a spingere. Al 39esimo ancora Fiore ci prova dalla distanza con una deviazione che per poco non beffa Mecca. Nel finale di prima frazione non accade più nulla, con le due squadre che rientrano così negli spogliatoi sullo 0-0. La ripresa si apre all'ottavo con il vantaggio locale. Trozzo strattone in area teatina Prisco per Cascella di Bari e rigore che lo stesso Prisco realizza per il vantaggio locale. La squadra di casa non è però paga e al 12esimo arriva così il raddoppio ad opera di Fiore, che di testa mette in rete a porta vuota dopo la traversa colpita da Felici. I neroverdi crollano e al 16esimo la squadra di casa trova il tris. Felici colpisce un altro legno, la palla termina poi a Cosenza, che segna dall'interno dell'area il gol del 3-0, che chiude la gara di fatto con mezz'ora di anticipo. Non c'è infatti storia, visto che al 25esimo è Mecca a negare a Prisco il gol del poker, che arriva con Manzo alla mezz'ora grazie anche alla complicità di Mecca, dall'altra parte inoperoso per gli interi 90 minuti l'estremo aragonese Russo. Poi solo la festa biancorossa per un successo benaugurante per il prosieguo di un torneo che i tifosi di casa si augurano ricco di soddisfazioni. Ci tenevamo a far bene, ci tenevamo a partire con il piede giusto, indipendentemente dal Chieti. Poi l'ironia della sorte ci ha dato subito la prima partita questo derby. Siamo contenti di aver regalato questa vittoria al popolo vastese. Sapevamo che con un gol si poteva sbloccare la partita, si sbloccava la partita e si poteva, diciamo così, anche andare oltre. Quindi ci siamo riusciti. Mi fa piacere che non abbiamo preso subito gol, e quindi andiamo avanti così con il lavoro, perché ricordiamoci che comunque ci sono 20 teste nuove, 20 ragazzi nuovi, e non è semplice dare l'identità a una squadra rifatta da zero. Da martedì riprenderemo a lavorare cercando di correggere gli errori visti. Venivamo da un amichevole e punto stop fine, quindi diciamo che è la seconda partita che i ragazzi giocano, non hanno mai giocato insieme, e quindi tutto mi dice che possiamo solo e soltanto migliorare. In 10 giorni credo che il prof, lo staff abbia fatto un lavoro fantastico, perché fino al 55esimo abbiamo tenuto bene, e quindi lavoriamo su questi ragazzi che meritano tutte le attenzioni e un applauso grande da parte di tutti. Ho detto al direttore adesso che deve arrivare solo e soltanto chi ha qualità morali, come hanno dimostrato di avere questi ragazzi che oggi sono andati in campo.